di Martedì Sport. Il vostro appuntamento sportivo è offerto da Cilento Gluten Free, Associazione Volontari Sangue, Darena SRL, Palestra Anima, Liupen Pizza, Pasticceria Madonna, Pronto Pizza, Agriturismo San Carlo. Buonasera e benvenuti a Di Martedì Sport, la trasmissione dedicata al calcio dilettantistico. Grazie naturalmente a tutti coloro che ci seguono qui sulla diretta, sul canale 668 del Digitale Terrestre, ma devo ringraziare anche quelli che ci seguono sul web. Sono davvero tantissimi. I dati delle prime tre puntate del 2017 sono davvero eccezionali, perché abbiamo superato i 5.000 contatti, 5.000 visualizzazioni nelle tre puntate, il 17 gennaio quasi 2.000, nella puntata del 24 1.800, il 31 1.300, insomma sono dati davvero importanti, ma questo solo per quanto riguarda il web, a parte poi quelli che ci guardano in diretta qui sul canale 668. Questo Lino, al di là delle partite, al di là dei festival, al di là di tutto quanto, noi insomma facciamo davvero ascolti eccezionali. Sì, ascolti record, perché la squadra è quella giusta. Poi il fatto che tu ogni domenica pazientemente fai arrivare qui i filmati il lunedì di tante squadre dilettantistiche, cosa che io non vedo in nessun altro canale della Campania. E poi è l'effetto Clarissa, perché Clarissa anche questo dobbiamo dire, anche questo. E presentiamoli subito, merito naturalmente di tutti noi, della squadra di Martedì Sport, della TV di Guandalina, del nostro tecnico in regia Gennaro Infante. Presento subito i miei collaboratori, a cominciare proprio da Clarissa Urti. Ciao, buonasera. Clarissa, buonasera. Buonasera. Massimo Sirignano. Buonasera. Buonasera Massimo. Lino già si è presentato da solo. Si è presentato e vedete con noi in studio stasera abbiamo gli ospiti di un'altra squadra qui del nostro territorio, vicino a noi qui a Vallo, e la squadra del Ceraso, che sta facendo molto bene nel campionato di terza categoria, girone F. E vediamo subito chi è con noi stasera in studio, Clarissa. Sì, abbiamo Mario De Cesare. Buonasera. Allenatore del Ceraso, Battagliese Luca. Buonasera. Difensore, e Corrado Luigi, attaccante. Buonasera. Grazie di essere qui con noi stasera. Parleremo naturalmente del Ceraso. Io l'ho seguito personalmente domenica sul campo di Caprioli e devo dire subito, Mario, insomma è stata una partita bella e il Ceraso ha giocato, al di là poi della tanta assenze, ma devo dire che mi ha impressionato davvero in modo molto molto positivo. Allora, devo ringraziarti in primis perché sono stato invitato a questa trasmissione. Ecco, come ha detto l'amico Lino prima, una delle diciamo più belle che vengono trasmesse per quanto riguarda il calcio dilettantistico. Per quanto riguarda la partita di domenica, noi siamo andati là con lo spirito di giocarcela anche con le tante assenze, colpa di una nostra sbagliata valutazione nell'ultima partita, ma le cose sportive non riguardano quello che succede dopo. Siamo andati là consapevoli che avevamo la possibilità di fare una buona partita, l'abbiamo fatta. Ho ringraziato i ragazzi che si sono impegnati, perché comunque alla fine, se nel calcio sarebbe come il pugilato che conterebbe i punti. Con i regiugi, a volte qualche squadra anche con la sconfitta avrebbe una vittoria, può darsi diversamente dal singolo punteggio diciamo calcistico. Noi abbiamo ricominciato questa avventura a Ceraso dopo un periodo di dopo un po' di tempo. Ne parliamo con più calma. Parliamo con più calma ed era giusto insomma accennare a questa partita, perché ripeto,
poi vedremo anche le immagini, i gol, Ceraso che a un certo punto ha sfiorato anche l'impresa partita fin da 3-2 per il Caprioli, sì. Ma a un certo punto il Ceraso è andata ad un millimetro proprio dalla clamorosa rimonta, dal clamoroso 3-3. Però ripeto, dimmi. No, Rimo, non so se hai notato cosa indossa Clarissa stasera. Ah, scusami, no, non l'avevo notato, guarda, ma c'è un motivo particolare? Sì, c'è un motivo particolare perché abbiamo scelto di far indossare un bel corno rosso della gioielliera Ranieri in piazza Vittorio Emanuele di Radio Lucania sotto ma i portici. Ma contro i marocchi per la nostra trasmissione o no, in particolare? No, la nostra trasmissione, per esempio, Dio non ha impulsi negativi, perché c'è stato questo roboante 7-1 del Napoli a Bologna, tutti quando stanno mettendo gli occhi in vista della partita mercoledì prossimo a Madrid, allora questo corno serve per tenere lontani Massimo sta guardando uccelli da tutt'altra parte, quindi lui non ci deve parlare proprio perché allora iniziamo, naturalmente la scaletta la conoscete già, la prima parte eccellenza, promozione è prima girone F, poi la prima girone G, seconda e terza categoria. Insomma, due ore insieme con tanti argomenti, tanti gol, tante immagini. Insomma, un'altra serata come tutte quelle di Martedì Sport, davvero eccezionali. Allora, partiamo subito con l'eccellenza e vediamo i risultati della 19ª giornata. Audax Cervinara Nola 2-0. Castel San Giorgio Sorrento 0-0, Ebolitana San Tommaso 4-2, Sant'Agnello Rinascita Vico 1-1, Palmese Santa Maria 3-2, Picciola Solofra 1-1, San Vito Positano Faiano rinviata, Valdiano Battipagliese 2-0. Classifica. Ebolitana 47, Sorrento 39, Audax Cervinara 37, Faiano 35, Battipaiese 29, Nola Palmese 28, San Vito Positano 25, Picciola 24, Valdiano Solofra 21, Santa Maria 20, Castel San Giorgio Sant'Agnello 16, San Tommaso 12, Rinascita Vico 10. E beh, dobbiamo dire che una Ebolitana, vedete in testa alla classifica, ma una Ebolitana da cardiopalma, perché insomma vince 4-2 contro il San Tommaso, ma chiude il primo tempo sotto di due gol. San Tommaso, penultimo in classifica, che insomma nei primi 45 minuti ha messo sotto la capolista realizzando due gol. Poi nella ripresa insomma si è scatenata la squadra di Nastri e ha messo a segno quattro reti portando a casa la vittoria. E questo per dire che, Massimo, non c'è mai nulla di scontato, è un primo tempo giocato alla grande da San Tommaso, poteva anche a un certo punto realizzare il terzo gol, poi insomma Nastri avrà un po' fatto una lavata di testa ai suoi ragazzi e nel secondo tempo non c'è stata partita. Che non c'è nulla di scontato nel calcio, questo lo sappiamo tutti, però secondo me il problema per l'Ebolitana è stato con il corpo psicologico della sconfitta in Coppa Italia, secondo me non solo per la sconfitta ma pure per quello che poi è successo, comunque i ragazzi avevano giocato mercoledì una partita importante, successo quello che è successo, quindi sono scesi in campo secondo me ancora pensando a quella partita, hanno sottovalutato un po' la gara. Poi giustamente il San Tommaso non è che è sceso in campo per guardare la partita, ha fatto un approccio bene alla gara, si è trovato in vantaggio, poi poteva anche triplicare, però poi gli uomini di mister Nastri con la loro esperienza e con la loro tecnica sono riusciti a spuntarle alla fine. Secondo tempo quasi. Secondo me alla fine hanno vinto una partita importantissima, questa secondo me è la partita chiave di questo campionato. Secondo tempo quasi giocato per intero nella metà campo, nell'area avversaria. E noi partiamo con le immagini e la prima partita che vediamo è proprio quella tra Ebolitana e San Tommaso, possiamo mettere in onda appunto le immagini e partiamo dal decimo minuto del primo tempo. San Tommaso che viene avanti sulla destra, palla per Mallardo sul quale c'è la respinta di Granata, ma riprende Costanzo e mette la palla in rete. Dunque San Tommaso in vantaggio in casa dell'Ebolitana dopo 10 minuti di gioco, 1-0. Al 28esimo c'è un calcio d'angolo dalla sinistra per il San Tommaso, palla che arriva sul secondo palo, tutto solo Mallardo la mette in rete a pochi passi dalla porta. E dunque clamoroso al Dirceu, San Tommaso penultimo in classifica, in vantaggio 2-0 in casa della capolista ebolitana. Ma come dicevamo nel secondo tempo insomma si scatenano i ragazzi di Nastri, 11esimo, cross dalla destra, palla sul sinistro di Panico che la scaraventa in rete da 5 metri. E dunque ebolitana che accorcia le distanze con questo sinistro rabbioso di Panico,
all'undicesimo del secondo tempo. Cinque minuti dopo ancora un cross in area di rigore del San Tommaso, la palla questa volta è sul destro di Margiotta che la mette nell'angolo alla sinistra del portiere, dunque 2-2, rimonta dell'Ebolitana con il gol di Margiotta che pareggia al quarto d'ora del secondo tempo, ma probabilmente ancora non basta, serve la vittoria all'Ebolitana, al 25esimo grande azione di Marzullo che poi serve in verticale Margiotta che supera anche il portiere e mette la palla in rete, a porta vuota. È il gol del sorpasso, 3-2, azione bellissima, spettacolare di Marzullo, il suggerimento per Margiotta che poi conclude a rete dopo aver superato anche il portiere. L'Ebolitana insiste, vuole mettere al sicuro il risultato, ci riesce al 37esimo, ancora con Margiotta che stacca di testa in mezzo all'area e mette la palla in rete per il 4-2 finale. L'Ebolitana che, come dicevamo, ha sofferto nel primo tempo, ma si è letteralmente poi scatenata nella seconda frazione di gioco, chiudendo dunque sul 4-2. Una grande reazione questa per i ragazzi appunto di Mister Nastri e, come diceva Massimo, la squadra che veniva da una cocente delusione, appunto la sconfitta in Coppa Italia Dilettanti, persa sul campo di Sarno 3-2 contro il Portici. Una bella partita ricca di emozioni, tre calci di rigore, proprio è stato un calcio di rigore all'ultimo minuto, quasi al 90esimo, che poi ha determinato la vittoria per la formazione napoletana. Partita che si è giocata mercoledì scorso. Noi facciamo un passo indietro e andiamo a vedere le immagini della finale che si è disputata sul campo di Sarno. Possiamo metterle in onda. La sintesi di questa partita inizia dal 39esimo, c'è un cross dalla destra per l'Ebolitana, palla in aria, viene atterrato Landolfi e l'arbitro assegna il calcio di rigore all'Ebolitana, spinto alle spalle Landolfi proprio sotto gli occhi dell'arbitro, va al tiro dal dischetto Marzullo, palla da sotterra angolatissima, 1-0 per l'Ebolitana, segna Marzullo sul calcio di rigore al 39esimo del primo tempo. Passiamo con le immagini alla ripresa, Portici che è in attacco, intanto vedete ancora quanti tifosi dell'Ebolitana, Portici in attacco, palla su Fava che prova la girata, ma Landolfi ferma la palla con la mano in area di rigore. Calcio di rigore, Landolfi che aveva appunto procurato il rigore per la sua squadra, commette questo fallo di mano nella propria area. Manzo tira e spiazza Granata e riporta il punteggio in parità. 1-1 al quarto del secondo tempo. Al decimo ancora il Portici in azione d'attacco, cross dalla sinistra di Manzo, testa di Murolo e palla in rete. Il Portici capovolge il punteggio e si porta sul 2-1 al decimo del secondo tempo. Rivediamo il gol, bello, ma difesa dell'Ebolitana un po' assente lì in mezzo. 84esimo, l'Ebolitana ristabilisce la parità. Tocca la palla di testa Visciano, Liccardi la gira in mezzo, arriva Pecora che la mette in rete. Dunque 2-2 quando mancano 6 minuti ai tempi supplementari. Pareggia Pecora che raccoglie questa palla messa in mezzo da Liccardi. Ma attenzione a quello che succede. Al 90esimo il Portici, intanto vedete la gioia dei giocatori dell'Ebolitana, ecco in attacco il Portici, cross in mezzo, la palla arriva sul braccio di Pascuccio ed è ancora calcio di rigore per il Portici. Sfortunato il numero 5 dell'Ebolitana, Pascuccio, che con il braccio largo si trova sulla traiettoria della palla. E dunque calcio di rigore. La battuta è affidata a Sardo, che realizza alla destra di Granata ed è la rete decisiva che regala la Coppa Italia Dilettanti della Campania al Portici, che dunque batte in finale l'Ebolitana per 3-2. Beh, una partita dove davvero c'è stato di tutto, grande pubblico, ed ecco alla fine, vedete, il Portici che festeggia la conquista della Coppa Italia Dilettanti. È una sconfitta, come dicevo all'inizio, questa davvero dura da digerire per l'Ebolitana, ma io direi innanzitutto i tre calci di rigore, credo che non ci siano dubbi. No, forse l'ultimo ci stava, però è stato davvero sfortunato Pascuccio perché la palla proprio si è fermata sul suo braccio. Il Portici comunque ha qualcosa di speciale perché queste finali le vince sempre. Io ricordo anche in passato spesso ha disputato delle finali importanti. Io ho seguito il Portici in seconda categoria
contro il Centola, la finale a Giffone Valle Piana, vinta per 1-0 contro il Centola, quindi ma io in seconda categoria, una finale anni fa col Novi Velia, non so cosa si giocavano, ma una finale che con Novi Velia tanti anni fa andai a vedere. Questo chiediamo a Mario, Novi Velia, chiediamo a lui se si ricorda una cosa del genere. Portici no, gli ultimi anni sono stati 5 anni, sono stati 9. Non... Una finale passato comunque una molto, molto salernitana, mi ricordo. Il Centola sicuramente, il Centola. Il Centola, allora mi ricordo bene. E comunque hanno una facilità con queste finali che riescono sempre ad arrivare più pronti dell'avversario. Vabbè, ma togliendo la facilità in campo ci stava un ridente d'attacco, Fava, Manzo e Incoronato che hanno fatto la differenza in Lega Murolo, Pro. Murolo. E peccato perché comunque ci stava tanto tifo al seguito delle bolitane e peccato per il rigore, comunque sul rigore secondo me è stato, si è visto tutta la furbizia di Incoronato che nel saltare è ostacolato a Pascuccio che si è scordinato e poi la palla ci è caduta sul braccio, è stato sfortunato. Peccato perdere una finale così, mi dispiace perché questa è una bella squadra, è stata una partita bella, mi sembra che prima il suo girone, io non riesco a capire, primo o secondo, insomma nelle prime posizioni il suo girone. Sì. I giocatori sono giocatori che veramente sono spreco. Stiamo parlando di una città di 70-80 mila abitanti, quindi insomma un grosso bacino. Manzo non voglio sbagliare a campionato, ma Manzo mi sembra che un anno in Serie D ha fatto più di 40 gol. Mario, diceva prima Massimo, ecco, può darsi che il primo tempo era condizionato dalla sconfitta. Secondo te, ecco, da allenatore, una sconfitta così può condizionare poi la partita successiva? Non lo so, se la Coppa Italia che ha disputato la finale dava anche diritto all'accesso alla categoria superiore come finale, mi sembra. No, che ci sono altre partite ancora, fase nazionale, Può condizionare perché c'è un, diciamo, un po' la mentalità di mente, la testa a volte fa degli brutti scherzi ai giocatori, comunque ricordano la sconfitta, è comunque un'occasione persa, quindi un'occasione persa alzare una coppa a metà campionato, molte volte si vince un campionato, rimane così, ma la coppa la metti in bacheca e resta lì. Remo, queste comunque sono partite sia che ti stanchi sia fisicamente che mentalmente, non è semplice. Molto più mentalmente, già prepararle. La tensione di questa partita, poi la delusione, che si mettono un paio di cose insieme ed è difficile da digerire. Quindi per me sono stati bravi a reagire, ma però devo essere sincero, vedendo l'immagine, non ho capito la difesa del San Tommaso, però che facevi? Io ho visto solo un giocatore, non voglio dire neanche un numero, mi sembrava che stava in aria, tanto per starci, quindi è stata pure facilitata dalla difesa del San Tommaso. Comunque, a livello dilettantistico, deve essere emozionante giocare una finale per una Coppa. Massimo, tu che sei fatto da calciatore, non hai mai fatto una finale? No, finale di Coppa mai fatto. Coppa mai fatto. Deve essere comunque emozionante alzare un trofeo, al di là dei trofei estivi che si alzano. Ma è normale, ma poi davanti a una cornice di pubblico sentiamo come questa. Due. Allora, diciamo da Luca, hai visto tanti gol, ne hai visto uno in particolare che ti ha colpito di più? Il secondo e il terzo, quando l'attaccante ha superato il portiere. È stata una bella nella partita di domenica, cioè quello contro quella di San Tommaso, sì. Quello è stato davvero un bel gol, ma proprio il passaggio è stato lì. Sì, perché il numero 10, non mi sbaglio, ha fatto una bella azione. Comunque sì, è stato un bel gesto tecnico. Infatti Luigi invece, qual è stata l'azione, il gol? Stata bella l'azione che hanno fatto, l'ultima che abbiamo visto, che Pecora ha fatto un bel taglio in mezzo e ha segnato con Riccardi che gli ha passato la palla in mezzo. Ecco, quello è stato pure un bel gol segnato a 6 minuti dalla fine, lì sembrava ormai partita destinata al gol. Remo, diciamolo che ci stiamo organizzando per premiare il gol più bello a fine campionato. Noi tra i tanti gol che stiamo vedendo, insomma, proporremo il settimana, ci stiamo organizzando, ma probabilmente già dalla settimana prossima proporremo insomma, da scegliere tra almeno 3 gol, quale più bello secondo i nostri telespettatori, chiaro, nelle nostre immagini, diciamo. Le nostre immagini, e poi a fine campionato, insomma, premieremo quello che è il più bello della stagione. E quindi prossimamente vi coinvolgeremo anche
anche in questo. Beh, Boletano. Boletano adesso deve tenere la testa concentrata naturalmente al campionato, perché arrivano buone notizie da Castel San Giorgio, dove il Sorrento viene bloccato in casa, sul campo del Castel San Giorgio, 0-0. Sbaglia anche un calcio di rigore con Scarpa, e quindi Boletano aumenta il vantaggio in classifica, portando a 8 punti il distacco appunto sul Sorrento. Un pareggio questo che favorisce anche le inseguitrici della squadra costiera, perché il Cervinara vince 2-0 contro il Nola e arriva a soli 2 punti dalla seconda posizione. Non ha giocato il Faiano, che andava al Positano contro il San Vito, partita che non è stata giocata perché c'era una fitta nebbia lì a Positano e quindi la partita è stata rinviata. Ma dobbiamo parlare ora di uno strepitoso Valdiano, perché questa squadra sta facendo davvero cose eccezionali. Ha battuto 2-0 la Battipagliese, 7° risultato utile consecutivo, 21 punti in classifica, attualmente è la migliore squadra come media punti nel mese di gennaio, la migliore squadra a livello in Campania, sì, sì, rispetto a tutti i campionati. Sarebbe al primo posto il Valdiano sul campionato. Quindi una trasformazione, è cambiata totalmente la squadra il mese di dicembre, una trasformazione, questa squadra sta davvero sbaragliando gli avversari, segnano Delle Donne e Limatola. Massimo, a questo punto direi che il Valdiano è proiettato verso le posizioni medio-alte di classifica, sì, vedendo adesso la posizione del Valdiano. Remo, ormai si sono quasi tirate fuori dalle sabbie, ma non devono mollare, cioè non devono calare di concentrazione, perché il campionato è difficilissimo. Però, come dicevo 2 mesi fa, si doveva dare una scossa al Valdiano. La scossa ci è stata data e mister Criscuolo, da quando è arrivato, mi sembra che non ha perso neanche una partita. È un allenatore di esperienza, si è portato dietro qualche giocatore importante e i risultati sono venuti, perché questo era un campionato difficile. Loro pensavano di affrontarlo con una squadra tutta locale, diciamo del gente del posto, di categorie. Questi sono campionati che dovevi confrontare con realtà che sono abituate a categorie superiori. Se non ci metti in campo i giocatori giusti, rischi di fare brutte figure. Ma ha trovato anche Lino un campo lì a Casalbuono, sintetico, che porta bene, quindi non lo molleranno, perché a Teggiano, era dove giocava fino all'anno scorso il Valdiano, è un campo in terra battuta, sì. A Sassano, dove ha giocato la prima parte del campionato, è in erba, ma insomma è un terreno un po', avendo giocatori molto tecnici, sono privilegiati dal terreno di Casalbuono, veramente anche un gioiello questo campo sportivo di Casalbuono. Io, ahimè, mi spiace per gli amici di Battipaglia, ma la scorsa settimana avevo previsto questo risultato, non so perché ci ho ingarrato. Alla fine il Valdiano... Vabbè, è normale, ne dici tante, ogni tanto c'è... Massimo, io avevo previsto questa vittoria perché i valori tecnici del Valdiano in casa aumentano grazie a questo campo in sintetico, e quindi ci sta. Il Valdiano, fra poche settimane lo vedremo... Vabbè, ma comunque era una partita, si sapeva, il Valdiano in gran forma, la Battipaglia che sta andando così così, ci stava pure, diciamo, la vittoria. Perché... L'ex Tudisco che ha allenato il Valdiano, sì, fino a 2 anni fa, insomma, c'era anche una motivazione in più, diciamo. Motivazione in più. Comunque, Remo, vedi, ci sono questi playoff anche in questa categoria, però non si sa mai alla fine di questi playoff dove si va a parare. Io penso che anche la federazione dovrebbe dare delle regole precise in modo che uno sa se arriva nei playoff che fine fa, perché sì, li vince, poi si fa questa classifica che per i ripescaggi, però io darei qualche promozione pure dopo questi playoff. È un po', cioè, un po' complicato, sono un po' complicati i playoff di eccellenza, ne sa qualcosa proprio il Sorrento, che il terzo... Sarà il terzo anno, probabilmente quest'anno, sì, ha fallito. Ma no, perché, scusa, se vinci non sali di categoria. Poi deve andare a fare nazionali con le altre regioni. Ma è giusto, i posti quelli sono, è normale che ti devi confrontare con le altre regioni. Perde la Polisportiva Santa Maria a Palma Campania, qui una partita davvero incredibile. Ad un certo punto la Polisportiva Santa Maria giocava in 11 contro 9,
sotto di due gol, è riuscita a recuperare il 2-2, poi al 90esimo subisce un gol davvero clamoroso, un errore clamoroso della difesa e perde la partita. Vediamo le immagini dal campo di Palma Campania, possiamo metterle in onda e iniziamo con le immagini dal quinto del primo tempo con l'espulsione del portiere della Palmese, Di Donato, che su questo rinvio poi tocca la palla con le mani fuori area e dunque Santa Maria che si trova subito con un uomo in più. Vedete l'espulsione del portiere della Palmese. Ma al 21esimo c'è un contatto in area di rigore del Santa Maria, il numero 9 Malafronte cade e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Rivediamo il contatto, per l'arbitro qui c'è un fallo su Malafronte, dunque indica il penalty per la Palmese, tira lo stesso Malafronte, palla nell'angolo a sinistra di Serra e Palmese in vantaggio. Al 33esimo ancora Palmese in attacco, il tiro di Salvato viene deviato da Serra, sulla ribattuta ancora Malafronte che la mette in rete, dunque 2-0, è stato bravo qui in primo momento Serra a ribattere il tiro di Salvato, ma la deviazione poi favorisce l'attaccante della Palmese Malafronte che realizza praticamente a porta vuota il 2-0. 37esimo, attacca il Santa Maria sulla sinistra, respinta del portiere che favorisce Rizzo che di testa accorcia le distanze per la polisportiva Santa Maria. Dunque Rizzo riapre la partita riprendendo la respinta del portiere della Palmese, colpo di testa e palla in rete. Prima del riposo l'arbitro espelle il numero 5 della Palmese, la marca, per un intervento scorretto a gioco fermo su un giocatore del Santa Maria. Dunque Palmese in 9 uomini e al primo del secondo tempo la polisportiva Santa Maria perviene al pareggio con Trimarco che risolve una mischia in area di rigore della Palmese, dunque realizza il 2-2. Naturalmente approfittando della doppia superiorità numerica, la polisportiva Santa Maria al primo minuto del secondo tempo recupera il punteggio, si porta sul risultato di parità 2-2. Al 37esimo Salvato mette scompiglio nella difesa del Santa Maria, Serra esce fuori area, lo trattiene, insomma abbiamo visto una leggera trattenuta, ma l'arbitro estrae il cartellino rosso per il portiere del Santa Maria e dunque siamo 10 contro 9. E proprio al 90esimo vedete questo lancio da metà campo, palla che sembra essere controllata da Cardinale che invece l'appoggia male all'indietro per il secondo portiere Bilancieri, si inserisce Manzo che tocca la palla e la manda in rete. Davvero incredibile l'incertezza difensiva della polisportiva Santa Maria. Proprio al 90esimo la Palmese ringrazia e porta a casa i tre punti insperati con il nuovo entrato Manzo. E beh, Massimo, che dire? Sì, parlo solo dell'ultima azione, un giocatore come Cardinale con la sua esperienza non può fare questi errori. Ti voglio bene, è stato troppo leggero nell'imbatto con la palla ed è peccato perdere una partita così. Diciamo sfortuna, che veramente hanno buttato via a tre punti. No, ma questi sono errori da giocatore che non ti aspetti comunque. Mario, comunque, cioè, di là di quello che abbiamo visto, ma comunque la polisportiva Santa Maria sta facendo un bel campionato. Ecco, con un pizzico di attenzione in più, ecco, una partita del genere puoi portare punti ma a la casa. Classifica si sta facendo un po' complicata per Santa Maria. Punti a casa da un campo difficile, però sono quegli errori che poi... Come ha detto Massimo, un errore di quel genere verso gli ultimi minuti, mancanza di concentrazione, mancanza di cattiveria agonistica in quel punto là, perché non... Poi pure il modo di correre, come ma stava Cardinale, correndo. Capito? Prima tu hai detto, Remo, scusa, come hai detto, correndo, ha sbagliato il rigore, scarpa. Questi sono i giocatori di esperienza che dovrebbero fare proprio loro, nei momenti importanti vengono meno. È vero che il calcio non è che esperienza o non esperienza, gli errori si possono fare, però uno si aspetta sempre qualcosa di più da questi giocatori. Dei 5 gol che ho visto nell'immagine che ho fatto vedere, sono i 5 errori difensivi. Là, comunque, fra portiere... Sì, sì. Difensori, è stata una partita un poco allo stilicidio fra di loro, che quindi, errori quindi su errori. Luca, che è il difensore, ecco vedi anche in questi campionati ci sono gli errori, quindi dice ma sbagliamo anche noi in terza categoria, ma sbagliano pure loro in eccellenza. Vabbè, sono cose che capitano, come ha detto il mister, sono cali di concentrazione, capitano anche a noi, quindi figuriamoci a loro, non diciamo è normale. Tu invece sei un attaccante, sì. Un attaccante sulla fascia destra, sì, mi sembra sulla che fascia ti ho visto, destra, sì, o sinistra. Che ti ho visto, perché ancora sugli errori, beh, visto grandi giocatori, però insomma capita pure un giocatore che...
Però sono bravi gli attaccanti che ci credono sempre, anche sull'errore del difensore. Questa è la cosa importante, perché bisogna trovare anche l'attaccante che, insomma, opportunista, che sfrutta, l'errore dell'avversario. Si gioca proprio sull'errore dell'avversario. Sì. È importante pure avere queste persone in campo. Però il difensore è un difensore molto molto esperto, sapendo che c'è il secondo portiere in porta, io avrei spazzato fuori la palla con i piedi più che entrare con la testa. Per quanto riguarda le altre partite, pareggio casalingo per la Picciola, 1-1 contro il Solofra, qui due gol, uno per tempo, vediamo subito le immagini, due gol appunto sul campo di Ponte Cagnano, proprio in chiusura del primo tempo su calcio d'angolo si inserisce bene Trezza che di testa insacca la palla dell'1-0 per la Picciola, è l'ultimo minuto del primo tempo, dunque Trezza con questo colpo di testa porta in vantaggio i rossoblù 1-0. Ma praticamente a 10 minuti dalla fine e il 35esimo calcio piazzato per il Solofra, Liguori mette la palla davvero dove il portiere della Picciola non può arrivare, bellissimo gol, vediamo questo grande calcio di punizione di Liguori, imprendibile per Di Filippo, e dunque la rete del pareggio finisce 1-1 dunque sul campo di Ponte Cagnano tra Picciola e Solofra. Vediamo il prossimo turno dell'eccellenza, così chiudiamo questa parentesi dedicata a questo campionato, eccolo qua. Battipagliese San Vito Positano, Faiano Picciola, Sorrento Valdiano, Nola e Bolitana, Palmese Castel San Giorgio, Polisportiva Santa Maria Rinascita Vico, San Tommaso Sant'Agnello, Solofra Audax Cervinara. Beh, vediamo subito il derby qua tra Faiano e Picciola, ma anche Nola e Bolitana. Può Lino, secondo te, le Bolitana, insomma, io, visto che sono in vena di pronostici, vedo sia la sconfitta del Sorrento che la sconfitta delle Bolitana. Sorrento che ospita il Valdiano, e visto come sta andando il Valdiano, però due sconfitte. Però Massimo, il Sorrento in casa, squadra che non lascia. Ma invece penso che siano due partite difficili per entrambi, che il campo di Nola è sempre difficile. E il Sorrento gioca con il Valdiano, che è la squadra più in forma, quindi avrà difficoltà pure il Sorrento. Secondo me saranno due belle partite, sono difficili tutte e due. Occasione per la Battipagliese di riscattarsi, gioca in casa contro il San Vito Positano. La Polisportiva Santa Maria ospita la Rinascita Vico, e questa è una di quelle partite da vincere. Da vincere per, insomma, come diceva Massimo prima, la classifica, insomma, comincia a farsi un po' pericolosa, queste partite servono un po' a portare a casa i tre punti che poi sono determinanti nel corso del campionato. Andiamo al campionato di promozione, 19esima giornata, ecco i risultati del 5 febbraio scorso. Alfa Terna Pagani Poseidon 2-1, Calpazio Temeraria San Mango 2-1, Costa d'Amalfi Angri 3-1, Giffonese Rocchese 0-2, Salernum Baronissi Santa Cecilia 0-0, Scafatese Buccino Volcei 1-2, Vigor Castellabase San Severinese 2-1, Riposa il Real Poggiomarino. Classifica: Calpazio 39, San Severinese 37, Costa d'Amalfi 35, Rocchese 34, Baronissi 27, Scafatese 26, Pagani 25, Angri Buccino Volcei 24, Real Poggiomarino Temeraria San Mango 20, Castellabate 18, Santa Cecilia 17, Poseidon 8, Giffonese 7. Io intanto voglio ricordarvi, ormai lo sapete già, che siamo in diretta pure su Facebook, oltre che in streaming sulla pagina della www.gvtelevision.it. Quindi, a proposito di diretta, Remo, nonostante il Festival di Remo, sta arrivando un sacco di messaggi, tantissimi collegati su Facebook, salutano Luigi e poi il mister De Cesare, e poi un saluto particolare da Dublino, dalla nostra cara Dana Angelescu che sta là in gita. Ciao Dana, salutiamo anche noi. E per quanto riguarda questo campionato, beh, dobbiamo dire, dobbiamo parlare di questa grande impresa della Vigor Castellabate, che batte la ex capolista San Severinese per 2-1. Qui una
vittoria firmata da una doppietta di Dario Russomanno, classe 90, ex Solofra, arrivato a Castellabate nel mercato di dicembre, già decisivo nella partita del turno precedente in casa della Rocchese, dove ha realizzato il gol del pareggio, ma lo è stato ancora di più sabato, appunto sul campo di Santa Maria di Castellabate contro la Sansevernese. Tre punti, questi, beh, di quelli che valgono doppio, con la Vigor che scavalca il Santa Cecilia in penultima posizione, ora è quart'ultima la squadra di Castellabate, quindi un grande salto in classifica, ma Massimo, soprattutto una iniezione di fiducia davvero grande per le prossime partite. No, questa rende una partita, cioè una vittoria che ti dà l'entusiasmo e la forza di crederci sempre di più. E mister Graziani sta facendo un ottimo lavoro a Castellabate, onestamente non mi aspettavo questa vittoria, però lo sappiamo tutti, comunque Vigor Castellabate ultimamente in casa fa i punti e quindi ogni squadra che va a giocare lì se la vede sempre scura. E quindi hanno dato più del 100% e sono riusciti a togliersi una grande soddisfazione, perché la Sansevernese ultimamente veramente stava in uno stato di forma incredibile, con goleate contro tutti. E faccio i complimenti veramente di cuore a mister Graziani, che è un ottimo allenatore, nonostante l'esperienza negativa che ha avuto a Battipaglia all'inizio, e a tutto Castellabate che se lo merita. Complimenti anche da parte nostra naturalmente per questa grande vittoria. Perde dunque la Sansevernese e la Calpazio batte 2-1 la Temeraria e dunque balza di nuovo in testa alla classifica. Qui ci stiamo abituando ormai a questa alternanza al primo posto tra Sansevernese e Calpazio, ma quella della Calpazio non è stata comunque una vittoria facile, appunto contro la Temeraria, che è stata costretta a rimontare il gol della Temeraria realizzato da Cartone. Poi c'è stata la reazione naturalmente della Calpazio, che ha segnato con Simone Iorio, e poi il Gilberto Vaccaro, ecco un altro giocatore, Massimo, decisivo, sì. Lo conosciamo, attaccante di categoria, di razza, sì. Dunque ha realizzato il gol che ha dato i tre punti importanti al Calpazio e che è di nuovo in prima posizione. Sì, no, hai detto bene tu. Sono contento per Simone, il ragazzo ex Gerbison, che ha segnato. Sono contento per la Calpazio di Vozza e di Vocco. Ora dipende tutto da loro. Hanno approfittato subito del passo falso della Sansevernese e mostra tutto a loro continuare a stare lì sopra. Lino, questa alternanza, sì, l'alternanza bello. Da un punto di vista chiaramente lo spettacolo, perché ogni settimana qua ci troviamo, sì, è importante il cambio della guardia in testa alla classifica. Questa alternanza tra il primo e il secondo posto, tra Calpazio e appunto la Nuova Sansevernese, anche se la Nuova Sansevernese secondo me ha qualcosa in più in attacco, perché nelle passate partite ha fatto sempre un sacco di gol, e il fatto che in attacco è forte ha qualche chance secondo me in più alla fine di prevalere, anche se questo fatto che dell'attacco sarà compensato dal fatto che i ragazzi della Calpazio vogliono vincere il campionato, anche perché sai benissimo, lo so che non dovremmo dirle queste cose, a Capaccio ci sono le elezioni quest'anno e quindi la squadra vuole vincere il campionato pure perché per dare enfasi a questo anno così importante, perché l'anno prossimo si mira a fare una squadra forte a Capaccio. Mario, qui vediamo, citava prima Massimo Iorio, Simone Iorio, sì. Qua nel nostro territorio, a parte la Gelbison, la Serie D, la Agropoli in Serie D, ma sono queste squadre, promozione, la Polisportiva Santa Maria in eccellenza, il Castellabate in promozione, sì. La possibilità anche di tanti giovani, insomma, che del nostro territorio di cimentarsi anche in campionati diciamo importanti, anche perché lì sai che ci vogliono gli under, quindi allora, molti giovani, ecco, hanno la possibilità di... La cosa positiva che ho fatto anni fa la FIGC è proprio questa, di dare la possibilità a degli under di
poter esprimersi anche in campionato, diciamo, maggiore rispetto ai classici terza, seconda e prima categoria. Oltre Vallo, che diciamo ormai è diventato quasi un fulcro, un'attrattiva, diciamo, per i giovani, per cercare di avere uno sbocco maggiore, una categoria già, la Serie D comunque è una categoria, diciamo, è l'ultimo campionato di dilettanti, quindi l'eccellenza del settore dei dilettanti, però diciamo che possono essere già dei semiprofessionisti. Che subito dopo, adesso, come è stato strutturato un po' i campionati, c'è subito la Serie C, quindi subito i campionati professionisti. Anche i ragazzi di Vallo che orbitavano nell'ambito della GEP sono andati un po', chi a Santa Maria di Castellabate, chi ad altre parti, e comunque si stanno facendo valere. Noi avevamo Cresciullo, che era a GEP e sta giocando a Santa Maria, avevamo La Manna, Gerardo, sta giocando a Eppoli, quindi in eccellenza. Quindi comunque una vetrina anche per loro. Un paesano, Mattia Serva, che pure è stato a dicembre, si è trasferito a Santa Maria. Poi ricordiamo le performance di Torraca in campionato in Lombardia. La Virtus Bergamo è capocannoniere del girone con la Virtus Bergamo, quindi complimenti a Torraca che si fa valere un girentano al nord. Comunque, per quanto riguarda questo di promozione che parlavate dell'alternanza, la classifica comunque le prime quattro sono tutte vicine, quindi c'è la possibilità anche per la terza e la quarta. Non solo per le prime due. Sì, non sono tanto lontane, escluso poi la quinta che mi sembra che è il Baronisse, che è un poco lontanina, le altre sono tutte pronte per cercare è di... Una di queste è il Costa d'Amalfi, che vince 3-1 contro l'Angri, anche qui una vittoria in rimonta per i costieri, dopo il gol dell'Angri, il gol del vantaggio, c'è Vigorito, Letteri e War, ovviamente un nome di un giocatore straniero, hanno ribaltato il punteggio, e Costa d'Amalfi che ha una media punti altissima anche questa squadra, dalla quinta giornata in poi ha fatto 14 gare e 31 punti, una sola sconfitta, quella in casa contro la Sanseverinese, quindi davvero un campionato eccezionale, è una di quelle squadre da tenere d'occhio, che sia Calpazio che Sanseverinese devono tenere d'occhio, perché continua questa marcia del Costa d'Amalfi, che davvero è in grande salute. Sì, ma alla fine Remo, gli scontri diretti fanno la differenza, perché la Sanseverinese ha vinto sia con Costa d'Amalfi che con il Calpazio, e quindi ha vinto lì a Maiori in casa del Costa d'Amalfi. Gli scontri diretti fanno la differenza alla fine. Quarta la Rocchese, che vince 2-0 a Giffoni, poi dopo la Rocchese c'è un buco di 7 punti, c'è il Salernum al quinto, che perde un po' di terreno, pareggia 0-0 contro il Santa Cecilia. A proposito del Santa Cecilia, comunque è un buon punto questo fuori casa, però insomma, come ho detto prima, viene superato in classifica dalla Vigor Castellabate, ora Santa Cecilia che è terzultimo in classifica, mentre c'è la grande vittoria del Buccino a Scafati. Questa è una delle squadre insomma, che diciamo Massimo aveva un po' indicato all'inizio, una delle squadre che potevano risalire un po' la classifica. Stiamo parlando della Scafatese, che è in fase diciamo calante, però diamo merito a questa grande vittoria del Buccino, che era sotto di un gol, guadagno, ha portato in vantaggio la Scafatese, poi Vitolo pareggia e Avallone regala i 3 punti al Buccino. Una grande vittoria, però la Scafatese è Massimo. Remo, questa è veramente per Buccino una vittoria storica, un paesino che si è completato contro Scafati, e questo io faccio i complimenti al Buccino del DS Vallese Raffaele Baratta e poi dell'allenatore Fusco, fratello di Luca Fusco. Ma ogni tanto fammi finire di parlare, Manolino. Poi credevo avessi finito di parlare. No, sto dicendo, è una partita, una vittoria prestigiosa, e per quanto riguarda la Scafatese la colpa è tutta mia. Io mi ero sbilanciato pensando che poteva fare grandi cose e sono stato capace di affondarla. Mi dispiace per gli amici di Scafati, ma capita anche questo insomma. E intanto c'è la nona sconfitta stagionale per la Poseidon, che perde 2-1 contro l'Alfa Terna. E qui un'ennesima partita persa nei minuti finali, gol che arriva proprio al 90esimo. Abbiamo detto già la settimana scorsa, la squadra di Caramante, i giovani di Caramante giocano bene, segnano anche con Iannelli, ma poi
insomma subiscono la rimonta della Faterna e non riescono a portare punti a casa, Massimo. E... Primo, dispiace dirlo, ma è troppi giovani in un campionato così difficile. Se tu vai a vedere l'equilibrio che sta in questo campionato, Lino prima diceva che gli scontri diretti faranno la differenza, mentre non saranno gli scontri diretti a fare la differenza in questa maniera, perché come vedi ogni domenica ci sono risultati strani, puoi perdere punti in qualsiasi campo. Secondo me la Poseidon si è cullata troppo con i giovani, però in questo campionato quest'anno veramente c'è troppa qualità ed è difficile veramente. Poi mi dispiace, cioè, ho saputo forse che c'è stato il cambio di allenatore comunque della Poseidon, non ricordo. Mi sembra di sì, no, non ricordo il nome di chi ha sostituito Caravante, spero di sbagliarmi perché mi dispiace, è una persona seria che sa il suo lavoro, però ho letto, mi sembra su Facebook che c'è stato il cambio di allenatore comunque. Ecco, ricordiamo Lino, qui retrocede direttamente una sola squadra, poi la seconda perché retrocedono due squadre. Se non sbaglio forse Alfonso Di Lascio. Retrocedono due squadre, una direttamente e l'altra poi tramite i play-out. Primo, ma i play-out, te l'ho detto, non ci saranno perché il distacco. Ecco, è quello che ti volevo dire. In questo momento essere di pari di 8-9 punti. No, meno 10 punti. 10 punti. 10 punti. 10 punti. In questo momento non ci sarebbero nemmeno. Sono 12 punti. I play-out, quindi la vedo davvero difficile. Beh, io se ti lascio faccio in bocca al lupo perché Alfonso Di Lascio è una bandiera. Del Poseidon, questo no, io Massimo non lo so. È no, una io ho letto che, su Facebook questa notizia. Quello che dare una scossa. Non l'ho letta io. Spero di no per Mister Amante. Comunque mi farebbe piacere se Di Lascio torna su una panchina, perché comunque Alfonso è un uomo esperto, un uomo di calcio. E ha lavorato tanto con i giovani, però penso che non sia una questione tecnica. A pesto, ma secondo me. Vediamo il prossimo turno, la 20ª giornata di promozione, ecco il quadro. Angri Scafatese, Buccino Volcevi, Igor Castellabate, Poggiomarino Pagani, Rocchese Calpazio, San Severinese Giffonese, Santa Cecilia Costa d'Amalfi, Poseidon Baronissi, riposa la temeraria San Mango. Ecco, Poseidon Baronissi è insomma una di quelle partite qui a un certo punto del campionato da dentro o fuori, insomma da vincere assolutamente, come pure per il Santa Cecilia che però ospita una squadra, come abbiamo detto prima, in grande salute, il Costa d'Amalfi. La Rocchese ospita invece la capolista Calpazio. E beh, qui per la Rocchese è una di quelle partite diciamo, per rientrare nella corsa per il primo posto, mentre la San Severinese gioca in casa contro l'ultima in classifica, contro la Giffonese. Bene, lasciamo la promozione, andiamo al primo dei due gironi di prima categoria, girone F, qui si è giocata la 15ª giornata, l'ultima del girone di andata. Atletico Faiano Virtus Picentini rinviata, Campagna Coperchia 5-0, Centro Storico Salerno Acerno 3-1, Olympic Salerno Real Bellizzi 2-0, Baronissi Fisciano 0-5, Simone Fierro Tramonti 2-0, Sporting Pontecagnano Audax Salerno 1-1, Vignale Valentino Mazzola 1-4. C'è qualche errore comunque nella grafica dei risultati. Campagna 39. E quelli esatti li ha detti benissimo. Carissa. Campagna 39, Centro Storico Salerno 35, Olympic Salerno 27, Valentino Mazzola Simone Fierno 25, Tramonti Sporting Pontecagnano 23, Virtus Picentini Vignale 21, Audax Salerno 20, Atletico Faiano 16, Fisciano Baronissi 14, Coperchia Cerno 11, Real Bellizzi 10. E beh, una settimana di quelle importanti, diciamo così, per la testa della classifica, importante per il Campagna. Il Campagna che nel recupero della 12ª giornata ha vinto a Fisciano per 4-0, mentre domenica, avete visto, sfrutta alla grande il turno casalingo, battendo 5-0 il Coperchia. Busillo, Costanzo, Pappadia, De Girolamo e Federico. Questi sono gli autori dei gol. Insomma, Massimo,
con la testa, perché sono nomi, sì, insomma, so, tu conosci, Musino, conosci bene, insomma, Costanzo, tutti i giocatori di grande qualità, sì. Adesso sono 4 i punti di vantaggio sulla seconda posizione, al termine del girone di andata. Beh, tutti giocatori di grande qualità, grande, non a caso il Campagna, insomma, grande, ha preso un po' il largo. No, ma grande organico, grande società. Campagna veramente quest'anno ha investito tantissimo, vogliono vincere il campionato e secondo me per il centro storico sarà dura. Centro storico che adesso è secondo, è stato superato appunto tra il recupero e la partita di domenica dal Campagna, vince però 3-1 in casa contro Lacerno, Macari, Collina e Darco sono gli autori dei gol. Qui Lino, un duello qui limitato a Campagna e centro storico perché le altre sono lontanissime. Sì, diciamo che questa giornata è stata importante per Campagna anche guardando la partita di recupero che ha vinto, quindi una settimana ha fatto 6 punti, il centro storico sta dietro distaccato, però è difficile che Campagna perda punti nelle prossime partite perché l'organico è forte, adesso hanno ingranato la quinta e penso che le vinceranno tutte, anche se hanno qualche trasferta proibitiva a Salerno e quindi però Campagna lo vedo favorito. Qui c'è l'Olympic Salerno che è terzo, vince 2-0 contro il Bellizzi, poi il Valentino Mazzola che ha vinto una bella partita 4-1 contro in casa del Vignale, mentre c'è il pareggio tra Sporting Pontagnano e Audax Salerno. Qui sono tre squadre che lottano, insomma, per un posto nei playoff e anche qui c'è, insomma, ogni settimana cambia un po' la posizione di queste squadre, sono 4-5 squadre che si stanno dando battaglia appunto per i playoff. E torna a vincere Simone Firro che vince 2-0 contro il Tramonti e anche Simone Firro si mette in carreggiata per la zona playoff, mentre c'è una bella vittoria esterna del Fisciano sul campo di Baronisti 5-0. Fisciano che man mano si sta tirando fuori dalla zona diciamo calda, pur subendo una sconfitta in casa contro il Faiano, però ha fatto questa bella vittoria fuori casa. È stato rinviato invece il derby tra Atletico Faiano e Virtus Picentini. Vorrei su questo girone, so che non può seguire tutti i gironi, però qua Mario, c'è una squadra, il Campagna, che come dicevamo prima, grossi giocatori, ha fatto una squadra davvero importante, il centro storico che segue. Tu non so se hai giocato mai nelle zone, diciamo, del Salernitano. Qualcuno, Campagna, sì. Quando è stato inserito in quel girone, beh, è rimasto un po'. Preferiva forse meglio il girone nostro, proprio perché lì insomma è difficile, le squadre salernitane sono sempre ben attrezzate. Comunque sta dimostrando il contrario, sta dimostrando il contrario, la classifica lo dice chiaramente. Non lo so, il Campagna comunque è una squadra che ha fatto pure campionati maggiori, mi sembra, ha sempre militato fra promozione e eccellenza, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Poi comunque la realtà calcistica che è sempre stata nell'ambito locale, è vero, ha disputato forse più campionati dalla parte, diciamo, sud di Salerno che dalla loro parte, però sembra che sta dando ragione anche dall'altra parte del girone. Poi come diceva Massimo, quando abbiamo oltre le esperienze i nomi di categorie superiori fanno sempre la differenza in campo. Voi vi interessate un po', scusami Lino, vi interessate un po' di questi campionati oppure guardate insomma solo i campionati vostri, diciamo di terza? No, guardiamo solo i campionati nostri. Quindi non seguite questi campionati? Quindi non seguite la nostra trasmissione, no, allora è martedì, no? Scherzo. Quindi solo da loro, quindi diciamo anche dai giornali, non sono troppo interessanti per voi questi tra, no, eccellenza e... come, sono importanti, ma... La domenica preferite, quando non giocate, guardare le partite di Serie A, forse, in televisione. La Juventus, ogni tanto. Ogni tanto, vedi, tifoso della Juventus,
Invece tu? Pure, vedi? Che brutta, era brutta serata. Vedi il corno, ecco, il corno perché è servito. Allora sono nati, non è servito, allora, non lo sapevo che c'erano dei juventini, ma allora è servito stasera. Allora, a questo ci avete fatto. Naturalmente. Devo, mi hai fatto un bel scherzetto stasera, complimenti. Ma bilancio io che sono del Napoli, quindi proprio ah, l'unico interista sono io, quindi mi hai portato proprio i nemici in casa, grazie. Chiudiamo questa parentesi del campionato di prima, girone F, vediamo il prossimo turno. Atletico Faiano, no, sì, Vignale, Campagna Valentino Mazzola, vedi, Juventini, Centro Storico Salerno Coperchia, Olympic Salerno, Audax Salerno, Polisportiva Baronissi Tramonti, Simone Fierro Acerno, Sporting Ponte Cagnano Fisciano, Virtus Picentini Real Bellizzi. Campagna che ospita il Valentino Mazzola. Mentre il Centro Storico Salerno ospita il Coperchia, quindi due partite, le due squadre hanno due partite interne sulla carta naturalmente abbordabili, però abbiamo visto molto spesso che il campo insomma può dare altri risultati. Bene, chiudiamo qui la prima parte di Martedì Sport, pochi minuti come sempre per qualche consiglio pubblicitario, rimanete con noi, la seconda parte, beh, ancora tantissimo da vedere e da commentare con la prima girone G, i due gironi di seconda, i due gironi di terza, ma soprattutto il girone F di terza, perché ci sono con noi gli amici del Ceraso. Linea alla regia, pochi minuti e siamo di nuovo qui a Di Martedì Sport.